Siamo ritornati a casa di Gaetano Basile. Vogliamo farci raccontare da lui cos'era Palermo dopo la guerra, cos'era Palermo durante la guerra. Io ho dei ricordi molto netti, anche se ero piccolo, però sono delle cose talmente eccezionali che restano impresse nella memoria di un bambino, come dei film. Per esempio, mi ricordo i bombardamenti. Forse la cosa più terribile per un bambino è dover scappare vestiti. C'era sempre il cappotto a portata di mano per correre al ricovero. Il ricovero era una specie di trappola per topi perché si trovava quasi sempre nei sotterranei dei palazzi, nello scantinato, oppure c'erano quelli pubblici nelle piazze. E lì, se ci cadeva una bomba sopra, significava la morte per tutti. Il primo bombardamento su Palermo lo fece un aereo francese che era decollato da Tunisi, dalla Tunisia perlomeno, e che sganciò forse quattro bombe. Ero con una zia in via Macheda di fronte alla chiesa di San Nicola. Quella bomba, appena si sentì il sibilo, la zia mi afferrò e mi buttò in un portone di un palazzo antico che c'è lì davanti. E mi tenne stretta la testa contro il suo grembo, però io cominciai a sbirciare. E ho visto il palazzo dove c'era una sede notarile, l'archivio notarile, che fu centrato, si aprì, si richiuse e poi collassò. E dopodiché ci arrivò addosso polvere, calcinacci e un vento terribile che spogliò quasi interamente la zia, che rimase in mutande. Io avevo i calzoncini corti che si strapparono. La città era invivibile, non c'era più acqua, luce, gas, non si poteva assolutamente vivere. I bombardamenti erano quasi, ogni 2 o 3 giorni c'era un bombardamento, soprattutto quelli più terribili erano quelli notturni. Palermo fu bombardata tantissimo, tanto che le bombe caddero ovunque, ancora oggi si scoprono luoghi dove si ritrovano bombe. Fu quasi rasa al suolo, No, no, tanti monumenti furono distrutti. ma non dimentichiamo che Palermo è stata distrutta al 90% e ha avuto la medaglia d'oro al valor militare con Genova e Torino proprio per i bombardamenti subiti. Quali erano le condizioni di vita? Le condizioni di vita erano da trogloditi. La prima cosa che fecero i miei genitori, ci raparono a tutti noi figli perché c'era il problema Pidocchi, non c'era niente da comprare. C'era l'intrallazzo, si diceva la borsa nera, dove ogni tanto si riusciva a trovare il pane, un po' di farina, si trovavano dei fagioli, che erano la cosa più preziosa, erano fagioli, lenticchie, ceci. Le medicine, quando si stava male. Si moriva perché non c'era la penicillina, tanto per capirci. L'unico medicinale che era carissimo e che si trovava era lo Streptosil. La penicillina la portarono gli americani, noi non la conoscevamo. Ora vi racconto che cosa abbiamo conosciuto con gli americani. Per esempio, a noi fu regalato una serie di scatolame. Si cominciò con uno scatolone di 5 kg di una polvere gialla. Quella polvere gialla era polvere d'uovo e mia madre ci fece frittate per un paio d'anni. E poi c'erano altri scatoloni con la polvere verde. Nella intenzione dell'autore, quella polvere verde doveva essere polvere di piselli. Mia madre tentò in tutte le maniere di farci una cosa buona per il palato, ma fece sempre schifo, per cui papà decise di pittarci la cucina, che venne bellissima. Ci arrivò una cosa che veniva lanciata dal carro armato, era il chewing gum, che noi battezzammo ciunca. E poi fra i regali degli americani ci furono delle latte molto curiose, colore militare, senza nessuna chiavetta. E allora mio padre provò ad aprirla con un punteruolo. Appena si fece il buco, uno schizzo terribile. Fu versata nei bicchieri e per prima cosa fu data ai nonni, tanto se morivano. I nonni dichiararono che faceva schifo.
Poi l'assaggiarono i nostri genitori e gli zii, che dissero: pare medicinale. E in effetti non avevano torto. Ho capito. L'assaggiammo noi e abbiamo detto: che buona, era la Coca-Cola. La pace a Palermo fu sottolineata da una cosa che mi dà ancora i brividi: le sirene delle navi del porto, le sirene dei treni alla stazione. E chi aveva una cosa la suonava. Una delle cose più belle di quel dopoguerra fu la speranza. Cioè, tutti capimmo che il peggio era passato e andavamo verso un futuro che sarà stato doveva essere per forza meglio del periodo che avevamo attraversato. Oink, oink. Oink, oink. The boogly woogly piggly with the oink, oink.